Buonasera a tutti, benvenuti in un nuovissimo video. Nel video di oggi mi sono ispirata ad un video che ho visto da una ragazza inglese che seguo, che adoro e che, insomma, diciamo che la maggior parte dei video che guardo sono i suoi. Sapete che sono una persona che non fruisce molto di contenuti di moda all'interno di YouTube, ma fruisce di contenuti di tutt'altro genere. Quindi generalmente è difficile che faccia video che sono ispirati a qualcuno, ma in questo caso mi è piaciuto un pochino il titolo, perché poi il video, se devo essere sincera, non l'ho nemmeno guardato tutto, ho guardato solo un pochettino l'inizio perché poi non avevo più tempo e quindi vabbè, fatto sta che insomma ho preso un pochino ispirazione dal titolo di questo video, che appunto parlava di quelli che sono stati, insomma, gli oggetti, i capi di abbigliamento che ho acquistato nel 2023 e che insomma mi sono piaciuti di più, che sono quelli che ho in qualche modo utilizzato di più, sfruttato di più e che penso che comunque porterò anche nel 2024. Il 2023 è stato per me un anno in cui non ho fatto tantissimi acquisti, sono diventata più brava in questo, infatti sono super super contenta e spero che il 2024 sia ancora meglio, nel senso che voglio acquistare personalmente ancora di meno, essere più mirata, più centrata, acquistare cose che realmente servono e di cui realmente ho bisogno. Detto questo, voglio fare una piccola premessa perché lunedì sera non è uscito il video shorts. Purtroppo, da sabato ho Leonardo in ospedale, mio figlio, più grande di 14 anni, nulla di grave. Ha fatto semplicemente un ascesso tonsillare dovuto ad una tonsillite che, a causa del nostro medico di base, e lo dico proprio così, è stata totalmente ignorata e trascurata. Quindi, casomai, se volete, ne parliamo nell'altro canale. Avevo già pensato di fare un video in merito, incentrato proprio sulla negligenza che ho riscontrato nel mio medico di base, che è una cosa che mi ha fatto arrabbiare tantissimo perché ha portato a tutta una serie di conseguenze a Leonardo che insomma non sono state per nulla piacevoli. Comunque Leo sta bene, oggi dovrebbe rientrare a casa, quindi io sono super super felice, adesso è con il papà e niente, oggi e niente, insomma, volevo dirvi questo semplicemente per giustificarmi del fatto che lunedì, a causa di questo, non è uscito il video perché poi io non me la sentivo, cioè volevo stare con lui e il tempo poi sapete come scorre veloce, però il video insomma del mercoledì ci tenevo e quindi eccomi qui. Detto questo, cominciamo subito perché ho una bella carrellata di cose da farvi vedere che spero insomma in qualche modo vi piacciono. Con questo, il cappellino è stato il mio cappello del 2023, sia durante il periodo estivo sia durante il periodo autunno barra invernale. Mi piace tantissimo, indossato con capi eleganti, con capi a contrasto, lo amo indossato con i cappotti. Questo qui è del marchio New Era e l'ho acquistato su Amazon. È semplicemente nero, sapete quelli che hanno insomma la scritta e le due iniziali di New York, ma ci sono di tantissimi altri colori e mi sa che nel 2024 ne acquisterò un altro perché questo mi è piaciuto tantissimo, un nero classico sta con tutto, però vorrei prenderlo anche di un altro colore. Accessori scoperti a fine anno su Amazon che mi sono piaciuti tanto sono questi due fiocchi, uno nero e uno di questo bel color panna. Mi piaceva il fatto che fossero assieme e quindi sono proprio un pacco in cui ci sono questi due fiocchi. Sapete come sono andati tantissimo? Sono stati proprio una tendenza del 2023. È una tendenza che io ho scoperto un pochino tardi, nel senso che li ho scoperti a dicembre, però li ho utilizzati tanto nel mese di dicembre. Mi piacciono un sacco, trovo e levino davvero qualsiasi look, il look dal più casual e magari come dire un pochino
maschile, indossando uno di questi, il look si trasforma subito in qualcosa di più femminile e comunque va a dare contrasto all'abbigliamento. Sono davvero super super carini, sono di questo tessuto in simile raso, lucidi, e sono davvero molto belli entrambi. E vediamo. Vi faccio proprio un mix un po' di cose, anche di prodotti che ho scoperto. Allora, non posso non consigliarvi i prodotti della linea Dalton Marine Cosmetics, che è un brand con cui ho collaborato e loro realizzano prodotti, insomma, per la skincare, per la cura appunto della skincare. E io mi ci sono trovata davvero molto molto bene, da quella che era la crema occhi che ho adorato, a quella che era la crema viso che ho amato, a questo che è il tonico favoloso. Poi hanno questo profumo super fresco che sa proprio di mare. Li ho utilizzati tantissimo durante l'estate. E continuo ad utilizzarli adesso che è inverno. Comunque sono dei prodotti che mi sono piaciuti tanto. Vi consiglio proprio il loro marchio in generale perché io ho provato tantissimi prodotti del loro marchio, anche le maschere viso in tessuto sono super super favolose. Quindi vi volevo insomma segnalare questo marchio che è assolutissimamente un marchio che a me è piaciuto molto, insomma. Un'altra scoperta è stato questo trattamento detossinante, questa spuma per pulire il viso del marchio Naobei che trovate anche su Amazon. Comunque poi in descrizione io vi lascerò il link di tutto quanto così voi potete andare a vedere e segnalo insomma le varie cose se siete interessati. Con questo qui basta agitarlo, fa una schiuma e serve per pulire il viso mattina e sera. Vi lascia il viso super idratato, la pelle morbida, anche più compatta. Io mi sto trovando benissimo, tenendo conto del fatto che vi dura un sacco perché non lo so come faccio a durare così tanto, ma io questo ce l'ho da mesi e pulisco il viso con questo prodotto qui mattino e sera. Un altro prodotto che ho scoperto nel 2023 è stato sono state queste gocce magiche di Collistar, che sono le gocce praticamente auto abbronzanti, per capirci. Io ho acquistato anche un guanto su Amazon che mi è stato molto utile, anche queste le ho prese su Amazon, e sono queste gocce appunto auto abbronzanti che vanno a dare un po' di colore alla pelle. Ci sono tantissime persone che le utilizzano anche nella crema viso per dare un po' di colore al viso. Io personalmente non ho mai provato, dovrei provare in questo modo qui. Comunque mi sono piaciute tanto perché non sono il classico auto abbronzante che vi fa la pelle color carota, ma danno questa lieve doratura. Poi dipende sempre da quante voi ne mettete. Io generalmente le mischio anche alla crema per il corpo, far sì che si stendano meglio sulla pelle. Comunque ve le consiglio perché queste non lasciano le macchie e insomma io mi ci sono trovata super bene. Due prodottini per quanto riguarda il make-up. Uno è assolutamente questo, mi sono innamorata di questo primer della Max Factor, che è un primer illuminante e idratante. Qui ha la pompetta e esce praticamente una cremina bianca, ma che va a dare un'idratazione, una levigatura al viso con cui io mi sono trovata davvero in modo divino, perché soprattutto per le occhiaie, quando vado a mettere il correttore, le occhiaie tendono ad essere un pochino più secche rispetto all'altro, cioè diciamo all'altra pelle del viso, e questo qui mi andava a dare proprio questa uniformità, scusate, questa levigatura che mi permetteva, che mi permette insomma di stendere il correttore in maniera omogenea. Un altro prodotto che ho scoperto e che ho amato è il Telescopic Lift di L'Oreal, questo mascara qui. Il mio mascara preferito rimane comunque quello di Maybelline, ma devo dire che questo di L'Oreal ha fatto un gran bel lavoro. Io l'ho quasi terminato e vi fa delle ciglia veramente belle. Io poi sono un amante dello scovolino in silicone perché, avendo le ciglia piuttosto sottili e piuttosto corte,
con questo genere di scovolino non vado a sporcarmi quella che è la palpebra, quindi sicuramente è un mascara con cui io mi sono trovata veramente molto molto bene, che io vi consiglio vivamente di provare. Poi fatemi sapere se qualcuno, insomma, di questi prodotti li avete provati anche voi. Altra scoperta, il sito Sommelier du Parfum, credo si legga così in francese, poi io non sono molto esperta di francese, l'ho studiato per pochi anni e non mi ricordo neanche un granché, se devo essere sincera. Comunque questo è un brand che realizza profumi che sono veramente dei profumi di nicchia, profumi eccellenti che vi rimangono sulla pelle tutto il giorno. Ho avuto modo di provarli perché mi hanno chiesto se volevo provare i loro profumi e mi hanno inviato tutta questa serie di campioncini da provare. È già da un po' di mesi, vi dico la verità, che me li hanno inviati. Io li sto quasi finendo, cioè guardate, io li amo, questi sono fantastici. Allora, potete scegliere anche voi tutta questa serie di campioncini all'interno del sito se volete, oppure c'è una scheda da compilare, ma anche per scegliere i campioncini c'è una scheda da compilare con i vostri gusti e loro vi mandano praticamente tutti questi campioncini in base ai gusti che voi avete, quindi scelgono loro dei profumi per voi. Parliamo di profumi che hanno un costo piuttosto elevato, però vi dico, sono veramente fantastici. Io sono proprio innamorata, poi si sentono sulla pelle, che sono una cosa favolosa. Passiamo alle scarpe che ho scoperto nel 2023 e che ho indossato tanto e mi sono piaciute tanto. Per prime queste, le slingback del marchio Only, io le ho prese su Amazon, credo le troviate ancora. Mi sono trovata divinamente, sono basse basse basse, quindi super comode, sono proprio insomma comodissime perché hanno questo tacchetto super basso, però sono super eleganti, mi sono piaciute tanto, le ho amate sia da indossare con i jeans, con i pantaloni eleganti, ma anche con le gonne, sono molto molto belle con le gonne in seta, con le gonne lunghe, con un vestitino, insomma veramente hanno mille usi e sono una scarpa che io ho adorato. Come sneakers vi mostro queste, le mie Puma Ciglia, ho adorato queste scarpe, ve lo giuro, sono delle scarpe un pochettino chunky, ora sono anche zozze, devono andare in lavatrice, però io le ho amate. Queste sono delle scarpe comodissime con cui io mi sono trovata super super bene, anche queste acquistate su Amazon, e credo ci siano anche nere e di altri colori. Comunque sono eccezionali, delle scarpe comode, mi è piaciuto il fatto che stanno bene un pochino con tutto, sono completamente bianche, sono chunky ma non sono un chunky eccessivo, sono quella giusta via di mezzo a parer mio, che sta un pochino insomma bene con tutto, e poi non sono così estrose perché non sono di mille colori, ma sono semplicemente delle scarpe bianche neutre che si adattano bene a diversi tipi di outfit. Riconfermo il mio amore per il brand Vivaia. Questi sono gli stivaletti che io ho utilizzato di più durante l'inverno, ma generalmente riconfermo proprio l'amore per le scarpe Vivaia con cui io mi sono trovata estremamente bene quest'anno, sia per quanto riguarda le décolleté basse, sia per quanto riguarda le scarpe bicolor simil Chanel. Diciamo che quelle che ho amato e che ho assolutamente usato di più sono gli stivaletti, perché sono di una comodità unica. Ieri, per dirvi, ero in ospedale con Leo, avevo su questi, li ho quindi tenuti praticamente per tutto il giorno. Alla sera l'ho aiutato a farsi la doccia, mi ha praticamente lavato con il doccino, ha per sbaglio girato il doccino e mi è arrivato il doccino tutto nelle scarpe. Ho detto: cavolo, mi hai bagnato anche i calzini. Ragazzi, io vi avevo fatto vedere che erano idrorepellenti e vi confermo che sono idrorepellenti, quindi perfette anche per quelle giornate di pioggia, come vi ho detto tante 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 volte. Passo adesso all'argomento gioielli, in particolare orecchini. Ho trovato qualche brand di orecchini su Amazon che fa dei gioiellini placcati
oro. E allora il mio preferito in assoluto è questo, che fa questi orecchini pazzeschi. Questi io li sto indossando ininterrottamente, mi piacciono un sacco perché sono super bombati, sono molto minimal e semplici, però si fanno notare e sono davvero belli. Li avevo acquistati anche argento, però li avevo presi tipo di un'altra forma e sono più piccolini, non so se li vedete. Ok, sono fatti così, sono super super carini anche questi. Generalmente ho trovato dei marchi su Amazon che mi sono piaciuti tanto a livello di orecchini, anche questi li conoscete, ve li avevo già fatti vedere, sono molto carini. Sono questi orecchini a bottone con questo pendente a perla piatta che scende così. E poi, ultimi ma non ultimi, sono questi che ho indossato anche a Natale, che ho letteralmente amato e che amo, sono bellissimi. Fanno una figura meravigliosa addosso. Guardate che carini che sono. Quindi super consigliati gli orecchini di Amazon perché durano. Sono belli, comodi e costano poco, quindi se vi stancate, anche se sono placcati oro, insomma, non è che ci avete speso 80 euro, vanno dai 9, 15, 20, 30 euro, insomma, massimo, non di più. Passiamo adesso all'abbigliamento. Ho amato i cardigan stile Chanel con i bottoni a gioiello. Questo è di H&M, ma parlo proprio generalmente di questo genere di cardigan che mi è piaciuto tanto perché trovo che vada ad arricchire qualsiasi look. Poi, se sono spessi come questi, secondo me sono portabili 3 stagioni su 4 perché si possono indossare anche in primavera come capospalla, sopra magari una camicia, sopra magari una t-shirt. Quindi sono super pratici, belli e vanno veramente ad elevare qualsiasi genere di outfit. Le gonne di Stradivarius, le gonne lunghe in jeans di Stradivarius sono state il mio amore di quest'anno. L'ho presa nera e l'ho presa di questo colore e la prenderò anche color blu scuro perché l'avevo acquistata ma avevo sbagliato la taglia, quindi l'avevo rimandata indietro, poi non l'ho più ripresa. La devo riprendere assolutamente anche quella perché sono delle gonne pratiche, comode, che stanno benissimo sia in estate che in inverno, quindi questo è proprio un capo 4 stagioni che ci sarà anche nel mio armadio 2024. Ho amato i capi Lily Silk, tra cui gonna in seta nera. Questa qui, questa è una gonna lunga con spacco laterale, mi è piaciuta tanto, l'ho indossata tanto, è super comoda anche da giorno, magari con uno stivale un po' più chunky, basso, un bel maglione sopra, un cappottone e avete un look che è molto bello, curato, però è anche molto pratico. Il maglione, questo qui, anche questo maglione che io sto amando, maglione super caldo in lana e cashmere con cui mi sto trovando divinamente bene, e niente, mi piace tanto, queste maniche ampie un pochino così, ed è anche questo maglione che io ho amato, che ho indossato tanto. Ultimo capo Lily Silk, ma potrei star qui a parlarvi di Lily Silk per delle ore perché sapete quanto io amo i loro capi, è assolutamente la camicia a righe. Io questa l'ho adorata sia quest'estate che a settembre, anche portata tipo aperta con sotto un top, mi è piaciuta tanto. Trovo sia una camicia super super elegante che sta bene sia con i jeans, con una gonna anche come le gonne così di Stradivarius lunghe in jeans, ma anche con un bel pantalone elegante. Pantaloni, i miei pantaloni preferiti di quest'anno sono stati i pantaloni eleganti, larghi, con le pants davanti. Li avete visti in tantissimi video. Ne ho due colori, il colore nero e questo colore che è tipo un color ghiaccio. Sono davvero molto belli, mi piacciono, indossati in tutte le salse e mixando stili diversi, dallo stile più elegante allo stile più sportivo, perché stanno bene veramente veramente con tutto.
mi sono piaciuti tanto, in più sono dei pantaloni che io ritengo super comodi da indossare, anche da indossare durante il giorno, quindi non posso che consigliarvi di acquistare un pantalone del genere per il 2024. Tra l'altro ci sono anche i saldi, se non erro, quindi insomma potreste approfittarne per acquistare dei pantaloni così io li ho amati. Blusa che mi è piaciuta tanto, questa qui. Io non sono particolarmente amante delle bluse, nel senso che non le indosso tantissimo, ma invece questa, soprattutto durante le feste, l'ho indossata tanto e mi è piaciuta parecchio. Pensate, questa l'ho indossata anche il giorno di Natale con il pantalone bianco che vi ho mostrato prima, quello color ghiaccio. È davvero super carina, è una blusa di Rioas, però mi piace tanto questo gioco di vedo e non vedo che rende insomma il capo molto sensuale ma anche super elegante per il taglio che ha. A livello di cappotti, io quest'anno non ho acquistato nulla perché non ne avevo necessità, ma ho acquistato un solo capospalla che è questo qui, è questa giacca over presa da Stradivarius. Questa è una giacca che adoro perché è molto molto comoda. Queste giacche sono andate tanto, erano proprio una tendenza, un trend che io ho abbracciato piacevolmente perché trovo insomma sia una giacca che può durarmi nel tempo. Comunque grigia così, non avevo nulla e quindi ne ho approfittato. Forse le trovate ancora perché appunto anche con i saldi può essere che siano in saldo. Ultima ma non ultima, la borsa Valentino che ho acquistato quest'anno, ed è questa borsa qui a mano. Volevo tanto una borsa a mano bianca, l'ho acquistata. Questa qui è una borsa che all'interno ha anche una tracolla un pochino particolare, ha sia la tracolla bianca che una tracolla un po' più spessa con proprio la scritta Valentino. Io però non la indosso con la tracolla perché questa per me è e rimane una borsa a mano e sta bene indossata a mano. Ho amato le borse a mano quest'anno, ne ho anche una di nera di Aldo che ho indossato tantissimo, che avevo preso se non erro alla fine del 2022. Comunque questo è stato il mio gioiellino di quest'anno che ho acquistato dopo tante ricerche, insomma sono riuscita a trovare quella che mi piaceva e questa è, insomma, ma l'avete vista anche questa in tanti video, e anche questa l'ho indossata al battesimo quando ero vestita completamente di bianco. Bene, siamo giunti alla fine del video. Come sempre è venuto un video lunghissimo, ma insomma volevo mostrarvi tutte le cose che mi sono piaciute nel 2023 e che penso di portarmi anche nel 2024. Vi ringrazio tanto per essere stati con me, vi ricordo sempre di lasciare un like, di aiutare il mio canale a crescere iscrivendovi, perché è molto importante che vi iscriviate al canale, ricordatelo, e soprattutto attivare le campanelle. Bene, io vi ringrazio tanto e ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio!